partita che finirà 0-0. Quindi questa è già la prima cosa. Secondo, è ovvio, un'espulsione, giocare un tempo in 10 contro una squadra così è sicuramente una cosa quasi decisiva, insomma. È destino che Giosa contro questi qua non deve giocare. Abbiamo scelto la strada di non seguire i 24 anni perché ho visto che hanno giocato tutti gli over. Ho detto l'altro giorno che di questa cosa qua non mi devo più preoccupare, nel senso che se ci siamo, siamo appena fuori, quindi va bene così. Quindi ci saranno delle volte che giocheremo un po' più vecchi e delle volte che giocheremo un po' più giovani. Tanto su 40 partite c'è spazio per tutti già oggi. Si è visto. L'ingresso di Ganza ha dato una vivacità. Io delle volte mi meraviglio. Allora, non so se avete visto a un certo punto la differenza di statura tra noi e loro. Se andate a rivedervi la partita, Defendi che fa la traiettoria, perché quando si marca uomo c'è una parte della squadra che va a zona e una parte della squadra che va a uomo. Forse è il caso di dirlo, perché secondo me parecchi non lo sa. E a un certo punto della partita ci sono state un paio di calci d'angolo e una punizione che ha intercettato Defendi che faceva la zona, faceva la traiettoria. Se io avessi tolto Defendi prima, la traiettoria l'avrebbe fatta Ganz. E con tutte le qualità che ha Simone Andrea, non è quella, anche se si applica, non è quella la cosa principale. Siccome secondo me in quel momento, a 10 minuti, un quarto d'ora dalla fine, così loro hanno prodotto la maggiore pressione, soprattutto sulle palle ferme, togliere centimetri sarebbe voluto dire andare in difficoltà. E quindi ho aspettato fino all'ultimo, nel momento in cui loro hanno fatto la sostituzione e sono calati l'intensità, quindi hanno perso lucidità anche in quelle situazioni, ho fatto la sostituzione. In quel momento lì a me interessa poco cosa si faccia, perché tante volte non si sa esattamente come funziona. Tutto quello. Ed è stata la decisione giustissima. Ma non perché abbiamo fatto 0-0, anche se era una decisione molto logica. Eravamo lì in panchina che cercavamo di dare delle marcature improponibili, Cristiani con Gentile, cosa faccio? Tolgo Defendi? L'ho fatto spremere fino alla fine. Chiaro che, fatalità, la spremitura di Defendi è coincisa con il calo loro, per fortuna. E con l'ultima sostituzione, perché mi aspettavo magari, a parte che avevo Ardito con una botta al costato, e quindi anche lì, se ne avessi presa un'altra, devo sostituire Ardito. Cosa faccio? Resto in 10? Beh, mi sembra una cosa un po' banale, sai da dire, però. Cambiamo argomento. Non so se la botta di Ardito, non so se si è vista. No. Si è vista? Ah, no, pensavo. Se io metto dentro Simone prima e magari faccio una gran cosa e Ardito viene fuori, cosa facciamo dopo? Cosa facciamo? Chiuso.